Allora, prima faccio una gag, prima di iniziare. Bene, adesso vi racconto la barzelletta. Non ridere. Oh, non sto ridendo, attenzione. Ah no, scusate. È al contrario, scusa. Questa è bella. Allora, c'è un signore in America che c'ha un cane parlante. Vanno da un impresario e dico: guarda, io c'ho un cane parlante, se può prendermi a fare delle serate, una tournée. Lavorano Nuzzo e Di Biase, figuriamoci, io e un cane parlante, cioè... L'esempio è calzante. Allora l'impresario dice: guarda, c'ho poco tempo, però fate vedere cosa sapete fare. Il signore parla col cane, fa: dai, facciamo sentire all'impresario quanto sei bravo. Bobby, come si chiama il cantante che cantava Il gigante e la bambina? E il cane: Ron. Visto? Ho detto Ron, è vero, è Ron. L'impresario guarda e fa: no, guardi, qualcosa di più inconsueto. Certo, guardi. Allora, di al signore qual è il liquore cubano per antonomasia. E il cane: rum. L'impresario inizia a prendere la pazienza e dice: oh ragazzi, io c'ho poco tempo, fate vedere qualcosa veramente che non si è mai visto. Allora fa: Bobby, di al signore chi è il più grande giocatore di baseball di tutti i tempi dei New York Yankees. E il cane: Root. L'impresario si incazza, li prende, li sbatte fuori, questi rotolano sulle scale dell'impresario. A quel punto il cane si gira verso il padrone e fa: o era Joe Di Maggio? Ah!